le polveri sottili non sono soltanto un problema fisico, un problema meccanico, è un problema chimico. Secondo il professor Stefano Montanari, le polveri sottili sono responsabili di trombosi, di infarti, di granulopatie, di febbriciattole ricorrenti, di infiammazioni polmonari, di NCS, sensibilità chimica multipla, di allergie, di IMID, danni al sistema immunitario, di intolleranze, di infertilità, di allergie, di endometriosi, di ictus, di Parkinson, Alzheimer e autismo. Ci dobbiamo preoccupare?